questo non è né un gioco, né tantomeno una prova di coraggio, per cui non prendetelo alla leggera e seguite attentamente, passo per passo, le istruzioni riportate qui di seguito. L'origine del rituale è sconosciuta ed è stato reperito molto tempo addietro da un qualche sito il cui indirizzo web è andato perso. Non vi sono ricompense per i vincitori, perciò potrete facilmente intuire che non vale la pena rischiare. Per esattezza, questo rituale servirebbe per evocare l'uomo di luce, un'ipotetica entità le cui motivazioni e obiettivi sono del tutto ignoti. Ciò nonostante, è bene non farsi ingannare, poiché si tratta di un essere tutt'altro che benevolo, e vincere è un'impresa alquanto ardua. Il rituale può essere svolto in qualsiasi locale al chiuso, anche casa vostra, e sarà necessario spegnere tutte le luci, staccando anche il contatore. Tenete nota che non sarà possibile accendere nemmeno apparecchi elettronici, telefoni, televisori, eccetera, di alcun tipo, o utilizzare torce ed altre fonti seppur minime di luce. Assicuratevi che questi oggetti siano chiusi in qualche cassetto o in una stanza a chiave, il contatore compreso. Il posto in cui si svolgerà il rito dovrà essere completamente buio e privo di qualsiasi illuminazione, perciò sarà necessario sbarrare pure le finestre in modo che non ne filtri alcuna. Staccate anche il frigorifero e riponete le chiavi su un tavolo. Ovviamente solo pochi possono giocare, dato che il rito richiederà il sapersi muovere nel buio totale e da soli. Dopodiché recitate, a mezzanotte in punto, in piedi queste parole. Io ti invoco nel nome della luce, poiché tu sei colui che cammina attraverso essa. Possa il mio invito essere accolto. Dopo averlo fatto, andate pure a dormire. Se sentirete la porta principale aprirsi, nonostante fosse stata chiusa, saprete che ha accettato l'invito. Il rituale dovrà andare avanti per 3 giorni, partendo dalla mezzanotte che equivale all'evocazione dell'entità. Durante questo tempo dovrete resistere alla tentazione di far uso di qualunque fonte di luce, fosse anche un minimo spiraglio. Se non lo farete, lui vi troverà e andrete incontro a qualcosa di così terribile che in confronto alla morte risulterebbe piacevole. Non importa cosa udirete, che siano suoni, voci o strani rumori, non dovete per nessuna ragione accendere una fonte di illuminazione. Ricordate che si tratta solo di illusioni. Se non cadrete in tentazione, non potrà farvi del male, poiché il suo vero potere deriva dalla luce e con il buio non è in pieno possesso delle sue capacità. Tuttavia fate attenzione, poiché dopo la prima giornata le cose si complicano. Dal secondo giorno in poi aumenteranno i suoni, i tonfi e le voci inquietanti. Il tutto per farvi spaventare e quindi correre verso la vostra fonte di sicurezza, la luce. Cercate di resistere e non cedete. Si tratta di un'entità molto scaltra e se avrete resistito al primo giorno senza problemi, potrebbe tentare un differente approccio. Non sarà abbastanza forte da poter aprire porte e finestre, data la totale assenza di luce, ma tuttavia potrà creare piccole illusioni, mani che vi toccano, qualcuno che vi respira sul collo, eccetera. Questo è il motivo per cui vi è stato detto di tenere tutto sotto chiave. Sarete costretti a camminare per la casa ed affrontare altre illusioni, e tale cosa vi dissuaderà dall'andare alla ricerca delle chiavi. L'ultimo giorno sarà il più difficile da affrontare, poiché più il tempo passa, più rischierete di impazzire a causa del buio e delle paure che ne derivano. Se resisterete fino in fondo e avrete vinto, lo capirete. Sentirete la porta principale richiudersi. A quel punto, e solo a quel punto, potrete riaccendere le luci e gridare vittoria. Congratulazioni, lo avete sconfitto. Nonostante ciò, prestate attenzione. Ogni volta che accenderete la luce, sarete in pericolo, poiché lo prenderebbe come un invito a vendicarsi. Non tenetela accesa per troppo a lungo.